Ciao! In questo video ti mostro alcuni punti utili per ricamare lettere o scritte. Ho pensato di racchiudere e confrontare alcuni dei punti che preferisco per ricamare le scritte o le lettere. Alcuni di questi punti, infatti, li avevo già mostrati in altri video tutorial. Salterò la parte sui materiali, dando per scontato che tu che stai guardando questo video sai già cosa utilizzare per ricamare. Se non fosse così, ti consiglio di guardare in info box, dove troverai una lista dei materiali che utilizzo più spesso. Iniziamo! Il primo punto che vi mostrerò è il punto filza, il punto più semplice del ricamo e anche del cucito. Partiamo da sotto verso sopra e tiriamo bene, sotto io avevo fatto un nodo. Poi mi sposto in avanti di circa mezzo centimetro e vado giù, poi ritorno sopra lasciando uno spazio vuoto di mezzo centimetro, cioè della stessa ampiezza del punto precedente, e poi torno giù. Quindi praticamente il punto filza è una linea spezzettata. Il segreto di un buon punto filza è quello di mantenerlo il più uniforme possibile, tant'è che i giapponesi ce ne hanno fatto proprio un'arte del ricamo, fatto tutto a punto filza. Precisissimo, ovviamente, tutto super giapponese, precisissimo. Per fare le scritte consiglierei di fare dei punti molto sottili, piccoli, stretti per intenderci. Potete scegliere se unire quando due linee si intersecano con i punti oppure no. Ad esempio nella L e nella Z non ho intersecato nessun punto, mentre nella punta della A sto facendo due punti che si avvicinano, quindi di fatto in quel punto lì non è propriamente un punto filza, però per rendere più leggibile la punta della A. Sta a voi e a quello che dovete scrivere e alla lettera che dovete fare scegliere quale delle due tecniche preferite. Quindi la A, ad esempio, l'ho fatta con le congiunzioni unite, mentre le altre lettere no. Scegliete quella che più vi aggrada. E questo era il punto filza. Sicuramente un punto molto semplice, ma che ci è utile per il prossimo punto. Il punto scritto. Infatti, per realizzare il punto scritto, prima dovremmo fare un giro di punto filza a tutto il nostro lavoro. Quindi una volta che il punto filza è stato passato in tutte le parti del vostro lavoro, si può iniziare a riempire gli spazi vuoti del punto filza con una seconda filza. Utilizzo in video due colori differenti proprio per farvi vedere che il primo tracciato è quello azzurro e il secondo è quello verde. Questo perché, oltre per questioni di video, ma anche proprio per mostrarvi che è un punto che è perfetto da usare per combinare due colori, quindi per fare una scritta bicolor, secondo me è molto divertente. Non ha problemi come il punto filza per le congiunzioni, perché di fatto le andiamo a riempire con la seconda passata di punto filza. Insomma, come avrete capito, è un punto estremamente semplice, però ha un grande effetto. Cioè, con i colori giusti, con l'abbinamento di colori giusti, secondo me si presta veramente bene per fare delle belle scritte non banali, ecco. Ed ecco qua il punto scritto. Il prossimo punto è il punto spaccato. Per farlo ci servirà un filo mulinè, formato quindi da sei fili usati insieme. Partiamo da sotto verso sopra, ho fatto sempre un nodo alla fine del filo e faccio dopo 5 mm, mezzo centimetro, una lineetta. Il primo punto, A, B. Ora per creare C andiamo a spaccarlo a metà del segmento che abbiamo appena fatto. Quindi bisogna proprio con attenzione spaccarlo a metà e poi ci portiamo avanti. A questo punto lo rispacchiamo di nuovo, sempre a metà. E procedete così.
Il motivo per cui serve il moulinet è proprio perché andando a spaccare il punto è buona cosa che ci siano più fili, perché intanto se usate un filo solo non si può fare. Però già soltanto con due sì, viene un po' poverino, viene, però viene un po' poverino. Secondo me col moulinet è perfetto perché insomma rimane un effetto simile a una catenella. Vi faccio vedere come chiudere alla fine il punto. Quindi quando dovete finire il vostro lavoro, lo spaccate il penultimo punto e poi rientrate, invece di andare avanti, rientrate nell'ultimo punto disponibile. È perfetto da incurvare qui, quindi è perfetto per tutte, per tracciare le linee, quindi va benissimo anche per i corsivi, per le curve. Per le curve però in particolare ho un piccolo suggerimento da darvi. Io mi aiuto con le mani solitamente, con le dita, però cerco di mostrarvelo bene. Allora, per fare le curve ovviamente il filo tende a fare delle linee rette, quindi dobbiamo cercare con un altro ago, uno spillo o con le dita di aiutare a incurvarsi leggermente il filo in modo tale da andarlo a pescare per bene da sotto con la punta dell'ago che sbuca, lo cerchiamo per bene, teniamo un po' fermo e lo spacchiamo. Spero si capisca, è una cosa che diciamo è più semplice da fare ovviamente che da spiegare, quindi vi invito a provarlo e sperimentare se riuscite a creare delle linee uniformi. Io lo trovo bellissimo. Il prossimo punto è il punto indietro. Sul canale trovate già un video dedicato al punto indietro, ma siccome è un punto utile a quello che faremo successivamente, ve lo mostro comunque. Da A andiamo a B, un punto semplice come abbiamo visto prima col punto filza. Poi ci spostiamo un po' avanti e facciamo il punto C. Poi torniamo indietro a coprire il vuoto che si è creato, andandolo a riempire esattamente bucando nel punto B. Quindi ci spostiamo più avanti e torniamo indietro nel punto che abbiamo creato prima. Il punto indietro è utilissimo per fare praticamente tutto. Io lo uso un sacco per fare i disegni, ad esempio, perché si incurva facilmente e ottieni un risultato è molto armonico e lo puoi modulare molto facilmente. Nelle curve fate attenzione e fate magari dei punti un po' più piccoli per poter dare meglio l'effetto di una curva. Ed ecco qua il punto indietro. Anche questo è un punto semplice e usando questa stessa costruzione andiamo a vedere il punto successivo, che è il punto indietro spaccato. Partiamo da sinistra verso destra come sempre, da sotto verso sopra, e facciamo il primo punto A, B. Per creare il punto C ci spostiamo un po' più avanti e tiriamo verso l'alto. A questo punto, invece di rientrare in B come abbiamo fatto per il punto indietro, andiamo a spaccarlo a metà del punto che abbiamo fatto prima. Rivediamolo, ci spostiamo un po' più avanti, tiriamo e torniamo indietro della metà del punto che abbiamo fatto prima e lo spacchiamo. Il risultato del punto indietro spaccato è molto simile al punto spaccato, però la costruzione è differente perché è come il punto indietro. Ve l'ho mostrato comunque, anche se il risultato è pressoché simile, perché secondo me il ricamo non è soltanto il risultato finale, ma anche il processo stesso di lavorazione. Vi mostro come chiudere le lettere. Quindi quando siete arrivati quasi alla fine, quindi fate l'ultimo punto, tornando indietro e spaccandolo con quello precedente, e poi ritornate nell'ultimo punto che avete fatto e spaccate pure quello. Quindi sarà
più piccolo magari rispetto agli altri, però così il punto rimarrà più uniforme. Ovviamente questa cosa va fatta per tutte la fine delle linee o la fine delle lettere, quindi in tutte le fine all'inizio andrà fatta questa cosa. No, all'inizio no, perché viene già creata alla fine. Vediamo il punto erba. Partiamo da sinistra verso destra, da A per creare il punto B. Ma non lo chiudiamo del tutto, lasciamo una leggera asola. Creiamo il punto C a metà tra A e B e poi tiriamo. Ci spostiamo un po' più avanti sulla destra. Tiriamo, ma non del tutto. Io qua stavo facendo dei disastri. E torniamo indietro nel punto B e tiriamo, poi ci spostiamo sempre più avanti sulla destra e torniamo indietro fino al punto che avevamo fatto prima. Ve lo mostro in questa inquadratura più ravvicinata, quindi ci spostiamo avanti, torniamo indietro nello stesso punto che avevamo fatto prima e facciamo le asoline per avere tanto visuale d'azione. Il punto erba lo avevo già mostrato in un altro video, però mi sono accorta dopo averlo pubblicato che in realtà ho mostrato una variante. Il punto erba ha tantissime varianti. Ho trovato poi, tra l'altro, di recente un vecchio libro di ricamo che parla proprio dei punti erba e ne mostra un sacco di varianti. Quella che vi ho mostrato nell'altro video è una variante. Il vero e originalissimo punto erba è questo. Il segreto di un buon punto erba è tenere le asoline che facciamo nella creazione del punto erba sempre nella stessa direzione. Quindi se le state tenendo verso il basso, tenetele sempre verso il basso. Ve lo faccio vedere applicato alla scritta. Quindi anche qui le sto tenendo sempre verso il basso e vado a realizzare il punto, che si incurva molto bene se tenete le asoline sempre verso il basso. Lo dico perché tra le domande che mi viene più fatta su Instagram, nel direct, spesso le persone mi chiedono come fare a migliorare il proprio punto erba. Il segreto è mantenere lo stesso andamento dell'asolina. E poi ovviamente, come nel punto indietro, tornare nel punto esatto che abbiamo fatto prima. Comunque, se volete potete andare a vedere anche l'altra variante del punto erba, che erroneamente ho chiamato punto erba in quel video, nel primo video che ho fatto tutorial. Ve lo lascio in descrizione. Questi erano soltanto alcuni dei punti possibili per poter ricamare delle scritte e delle lettere. Infatti i punti da ricamo sono tantissimi, mi verrebbe da dire quasi infiniti, ma questi sono quelli che utilizzo più spesso per i miei progetti di ricamo. In base poi al progetto che devo andare a realizzare, prediligo un punto rispetto che un altro. Sicuramente il consiglio che mi sento di dare è quello di fare sempre un tracciato, quindi di non andare a mano libera ricamando le scritte, ma di farsi un tracciato prima. Sul canale trovi già un video dedicato al come tracciare i disegni su stoffa, disegni o scritte in questo caso. Io utilizzo una penna per tessuti che poi svanisce con il calore del ferro da stiro. Qui vi mostro infatti il ricamo finito senza il tracciato della penna, così è più leggibile, soprattutto nel caso del punto filza che, essendo alternato magari col tracciato sotto, non si vedeva molto bene. Insomma, andate a realizzare i vostri ricami scegliendo quale punto è più adatto a quello che dovete fare.
ci sono dei punti che sbucano un po' più fuori, come il punto erba o il punto spaccato indietro o il punto spaccato, o dei punti che rimangono un po' più piatti, come il punto indietro, il punto filza o il punto scritto. Per questo video è tutto, spero che il video ti sia piaciuto e se ti va puoi iscriverti al canale, così puoi rimanere aggiornato sulle pubblicazioni dei prossimi video tutorial. Se ti va puoi anche aggiungermi su Instagram, mi trovi come vanessa.iello. Ciao, buon ricamo!